Sono andato nel collegio serafico di San Pacifico e San Severino. Precedentemente a me era andato mio fratello, se non che questo fratello molto buono, i frati proprio lo volevano molto bene. E nel momento del passaggio del fronte ha avuto se un avvelenamento oppure il vaiolo, è dovuto andare all'ospedale e è morto, insomma, morto. È andato mio padre, anzi è dovuto stare lì con i frati un mese come isolato perché non sapevano, sai, c'era la fine della guerra, c'erano i polacchi, non so che c'era. È stato con i frati perché non sapevano cos'era, perché il vaiolo mi pare che si diffonde, ma forse più un avvelenamento, ha mangiato qualche frutto andando a passeggio, forse. Quei chiamiamo i scanci noi, quelli, fa delle bacche un po' non rosse, azzurre, quelli lì. Si erano avvelenati, insomma. E dopo io stavo con delle zie, sorelle di mamma, perché dovevo fare la prima comunione, stavo più vicino alla parrocchia per andare al catechismo. E nel frattempo, queste erano molto religiose, erano terziari francescani. Dice, sa, mi chiamavano Tomassino. Dice, sa, tuo fratello, perché non vuoi prendere il posto di tuo fratello? All'inizio, cioè, non avevo ancora 11 anni, però a un certo punto ho avuto come quasi sentire una gioia di poter andare, una cosa interiore, che io a quell'età. E sono andato insieme a un altro Simoncini, padre Silvano Simoncini. Siamo andati con un cavallo, perché una volta in mezzo a tutte le strade, i ponti rotti, mi sono andato con questo cavallo da Capomontana ogni tanto a San Severino, ogni tanto toccava fermare per passare i fiumiciattoli, perché non c'era il ponte. E sono stato lì 2 anni a San Severino, i frati ci hanno tenuto bene, hanno sostituito i genitori praticamente, dei bravi frati. E io mi sono trovato contento, adesso, però cioè, non sono i genitori. E quindi sai, sempre una sofferenza. Studiavamo, non c'era riscaldamento, mi venivano dei gironi qui proprio. I frati ci hanno sempre dato da mangiare, non c'era la carne, certo, perché mangiavamo molto, c'era l'urra quella volta, no? Quindi quei formaggi, sardelle, però i frati ci avevano diciamo, il prosciutto fatto da loro, la domenica ci passavamo una pasta asciutta con questo prosciutto, e noi ragazzi siamo stati bene, insomma. Stato 2 anni lì, io avevo fatto la terza elementare, mi hanno fatto fare quarta e quinta in un anno e sono andato in prima media, sempre la scuola fatta dai frati. E la prima media sono andato a Sassoferrato. Sassoferrato ho dato i 3 anni di media e il ginnasio. All'inizio il collegio era un po' ridotto, però stavano costruendo il nuovo e nel nuovo stavamo bene, solo che anche lì freddo, però c'avevamo il campo sportivo, e studiavamo, insomma, il rettore ci seguiva, non è che riscaldamento ci riscaldavamo andando su e giù per il corridoio, perché non c'erano stufe. Superato quello, a 16 anni sono andato al noviziato, noviziato a Cingoli. E a Cingoli
sai, non so se hai visto, appena si arriva su, sta all'ospedale, si vede questo convento giù, ma si è sfiorato, era tutto nuovo, no? E entravo dentro, sti frati, i novizi, poi la parte dove stavano i novizi c'era scritto forte, fuori, dimitte vana vanis. Già quell'impressione, no? Perché si è sfiorato, eravamo in collegio, ma giocavamo, avevamo varie iniziative, no? Anche facevamo delle recite. E lì solo preghiera. Un anno siamo stati sempre dentro. Andavamo però a accompagnare i morti perché ci davano qualcosa, no? Quindi, ne abbiamo accompagnati tanti, non soltanto a Cingoli, ma anche nelle frazioni di Cingoli, Villastrada, Capo del Rio. E ci passavano sempre dopo la merenda, ma sempre queste sardelle, sardelle. Vedi, buongiorno, che era di venerdì, ci ha passato del prosciutto proprio, no? E il maestro dice, beh, non si può, porca matita. Passato bene anche il noviziato, poi dopo il noviziato siamo andati al liceo, a Matelica, e lì certo, c'era da sgobbare perché eravamo dei bravi professori e ogni anno facevamo gli esami noi, non è che 23 anni di liceo, sono sempre stato promosso. In greco era un po' così, ma c'era il maestro che lo faceva lui, alla sera, alla ricreazione, chi era un po' dietro li chiamava, ci faceva ripetizioni del greco, in modo che sono passato sempre anche in greco. E poi dopo il liceo siamo andati a Iesi, teologia. Teologia, 4 anni di un anno che lì c'erano dei lavori perché eravamo tanti, non c'entravamo più. Allora siamo ritornati a Cingoli. Però anche lì, ecco, siamo stati bene, ci trattavano bene i frati, insomma. Mangiavamo, insomma. E poi ecco, detto messa. E tu messa mi ha mandato un anno a fare il maestro a Sassoferrato. Sai, quando eravamo più, c'erano più di 100 fratini, 100 studenti, e non era facile tenere questi ragazzi. Però a me mi avevano dato quelli più grandi, quel quarto e quinto ginnasio, con quelli andavo bene. Come quella volta io suonavo, l'avevo messo su, soprattutto con quello del quinto ginnasio, una messa di Haller, a due voci, e andavamo per i funerali. Erano contenti di andare. Haller c'era via la messa da morto e la messa da vivo. E qualche volta uscivamo, ecco, andavamo a passeggio. Mi sono trovato bene. Ecco. Poi dopo la domenica mi mandava in giro, in genere a me mi mandava a Pergola a confessare, confessava tutta la mattinata e la messa, e ritornavo per pranzo. Dopo un anno mi ha mandato in Ancona, c'erano i cappellani dell'Onarmo, degli operai, però mi è venuta la crisi perché io non ero adatto per stare in mezzo. Anche mi aveva dato i vigili e i filotarbieri. Coi vigili c'è una certa disciplina, qualche messa, qualcosa lo facevo, ma coi filotarbieri era un disastro. Sono andato, non potevo combinare niente, anche se andavo al bar, quelli sono un po'. E allora sono andato in crisi. E ho chiesto di andare via. Il provinciale poi mi ha mandato qua su, a Pesaro. Voleva mandare in Ostra, però in Ostra c'era un frate solo. Che faccio? E a Pesaro c'erano gli scout e andava a aiutare il cappellano d'ospedale, anche quello a 24 anni era un po' di poca la volta. I comunisti erano anticlericali,
e qualcuno li trattava male, li cacciava via. Io a quell'età mi trovavo un po' in difficoltà. E anche in convento dopo c'era un frate che era stato missionario in Cina e ci trattava come se fossimo dei servi, che lui aveva il servo là, no? Nella Cina, dove è freddo, c'aveva il servo, gli faceva da mangiare, l'accompagnava e gli faceva fuoco sotto il letto della notte. Quindi lo trattava da servo e in quel modo lo trattava anche a noi. Insomma, però poi c'era un frate bravo che faceva scuola di religione alle magistrali, mi ha detto, ma guarda che, ecco, dice, potresti studiare la musica, visto che mi ha portato dal maestro Gardina. E Gallina l'ha trovato, e poi vabbè, per 5 anni sono andato a scuola e ho superato quello, perché era difficile, non si poteva uscire, era un regime, non è che c'eravamo la macchina, anche andare a trovare i frati a Fano e non ti ci mandava il guardiano. Io fortuna. Dall'ospedale ci andavo con sacrificio, però potevo essere libero, no? Comprarmi qualcosa, andare. Poi c'erano quelle ragazze della maternità che mi avevano preso a ben volere, no? Mi chiamavano a prendere caffè, però io ero vice, il capo era Badantonio Ambrosini, lui. Tutte le sere si faceva il giro, non sempre eri trattato bene dai ammalati. E qualche volta tornavo un po' così, un po' in difficoltà. Poi dopo vai a casa, io voleva giocare alle carte, me ne andava, e qualche volta ho sbottato col guardiano. E però ecco, sono arrivato, ho fatto il 5º anno di organo. Dopo però Gallina, all'inizio eravamo solo, c'era un benedettino, un prete e io. Dopo è venuta una signora e l'organo era sempre occupato da lei, con gli alunni suoi, e ho smesso. Anche lui dice, io non gliela faccio a portare avanti più di due al 5º anno, e avrei scelto quel benedettino e un altro, quindi. E dopo ho smesso, però mi ha salvato perché veramente era un bravo uomo, anche se io non c'ho proprio doti, però lui ci aveva pazienza nell'istruire, come maestro era bravo, come insegnante. Forse dopo se doveva fare un concerto non credo che lui era in grado, eccolo lì, dopo da lì. Da cominciamo a cominciare a fare vicario e poi guardiano, e anche quello dopo non potevo nemmeno studiare tanto, ho smesso. Però mi è servito per superare quel periodo che era un po' difficile. Senti, facciamo un passo indietro. Torniamo alla tua prima esperienza, quando cioè a 11 anni le zie ti hanno consigliato, ti hanno suggerito. Come si svolgeva la vita all'interno dell'istituzione? Beh, c'era la scuola, no? Mattina la preghiera, poi c'era la ricreazione, così. Cioè, avevate tempo per il gioco, per gli Sì, hobby, sì, per sì. giocare, sì. Sì. C'erano sempre i maestri, dei frati giovani. E durante il noviziato come passavi le giornate? Si passava, al mattino si faceva la preghiera, no? Quindi un mattutino, la messa, poi dopo colazione, poi dopo si andava in camera, si faceva le istruzioni. Ecco, il maestro ci spiegava la regola, quella tutti i giorni, faceva un pensierino, pure spiegava la regola. Dopo qualcun altro faceva la liturgia, so, chi faceva
ci faceva anche un po' di dottrina, insomma, è questo che... Poi c'era il padre spirituale che faceva la sua... Il maestro stava sempre con noi. La sera dopo, prima di andare a letto, ci metteva in fila, ci domandava cosa avete meditato oggi, cosa faceva la meditazione, di che parlava. Lì era un po' difficile perché non sempre si stava attenti. Ecco. E poi dopo andavamo a letto, ma sa, eravamo giù, io avevo 16 anni. C'è qualcosa in particolare che ti è mancato? All'inizio io stavo sempre un po' calmo, quindi non... All'inizio il rettore soprattutto, siccome aveva... C'era stata questa morte del mio fratello, mi trattavano bene, insomma, cercavano di... Difatti, io quell'anno più o meno ho avuto la pleurite, se erano già preoccupati i frati, dicevano, facciamo il secondo, che nel 46 è una polmonite. Però, sì, mi hanno incoraggiato, insomma. Tanto stavo meglio che casa in contadini, che facevo. Studiavo, quindi... C'è qualcosa in particolare che ricordi con piacere? Un periodo, un episodio? Che cosa ricordi con piacere? Ricordo che quella volta i frati erano parecchi, ritornavano i missionari, no, della Cina, e loro raccontavano, no, c'eravamo sempre il circolo missionario, e questi missionari ci raccontavano un po' la vita della Cina, questo ci metteva entusiasmo, insomma. Venivano vestiti da cinesi, no, questi frati, e loro approfittavano di parlare con noi, di raccontarci. Anche al noviziato, il maestro, ogni frate che arrivava, lo invitava a dirci qualcosa, quindi ci avevamo sempre un po' di... Ecco. E fuori dal convento uscivate? Sì, sì, a passeggio. Andate a spasso? Sì. Sempre in gruppo? Sempre in gruppo, con un maestro, non mai da soli. Quanti anni sono passati? Ma sono passati parecchi, perché sono 61 anni che è stato ordinato sacerdote, quindi 70 anni fa, se parliamo di 75 anni fa, mio fratello è morto nel 45, quindi 75 anni fa, no? La vita, parlavamo che era, no, della conocchia, dico, beh, al tempo mio c'era le donne che faceva con la conoscenza, che parla la lettura di domani, no? No, era anche la vita di campagna, era diversa, perché ci si trovava insieme quando c'era la mietitura, quando si scartocciava, no? Il grand'urco, c'era qualche serenata che si faceva insieme, c'era. Poi cantavano nei campi, adesso che te canta più nessuno. Cantavano i stornelli, poi si rispondevano, no? Era una vita di gioia anche tra i contadini, perché tutte le case erano piene di famiglie. E se vai dove stavo io, non c'è più nessuno, tutta la contrada. Ma quella volta ogni casa c'era un contadino, una famiglia. Tu, sono tanti anni che sei a contatto con l'uomo e con i suoi problemi, con la sua anima. Dopo questa esperienza, che idea hai tu dell'uomo? C'è molta fragilità, molto... attaccamento al denaro,
questo di correre alle soddisfazioni le più impensate, no? Prima c'era più, si guardava la necessità, c'era la gioia, oggi non vedi tanta gente, tanta gioiosa. Anche i contadini, dicevamo il puro necessario, però c'era la gioia, c'era la serenità, si cantava, si stava insieme. No? Oggi ci sono molte persone sole. Io, stato parroco a Loreto, una parrocchia di 3.500 anime, avevo sui 200-300 persone sole. E oggi saranno anche di più, più numerosi. Quindi tu dici l'uomo oggi è meno sereno di quanto fosse prima. Sì, nonostante che ha molte, molti beni, però non è più non è gioioso come una volta. Anche noi ragazzi ci accontentavamo di poco. Oggi che dovevamo mangiare quello che ci passava. E se non lo mangiavi, te lo teneva lì, Quindi siamo abituati, oggi non manca niente questi ragazzi. Noi, chi l'ha visti mai? I genitori si rivedevano una volta all'anno, perché non c'erano i mezzi di trasporto. E mamma e le zie spesso venivano a piedi da Cumontana a Sassoferrato, da Cumontana a San Severino, e mica c'erano i mezzi, no, di trasporto. Addirittura per andare a trovare padre Antonio Simoncini da Cumontana a Potenza Picena sono andato a piedi, perché oggi sei al Beato Sante. Quanti anni sono che sei qui? Dunque, io sono venuto nel 2008, un anno che sono stato, dopo 3 anni che è stato guardiano, mi ha portato a guardiano a Potenza Picena Loreto, ma non me l'ha fatto finire manco l'anno, perché mi hanno rimandato su perché padre altro rinunciò, e allora il provinciale diceva: ma tu adesso mi hai fatto andare qui, mai mi trovo bene, e mi ha toccato ritornare su, perché Potenza Picena Loreto stavo bene, perché io stavo con i giovani frati, quindi di fatto a me mi vogliono bene, perché io mi adattavo, e qui sai, adesso siamo 4 che più o meno, no, ma prima c'era difficoltà, perché sia padre Mariani era un altro carattere, Ciarrocchi, chi è? Padre Adriano pure era bravo, ma era un carattere, no, un po' difficile. E laggiù invece mi sono trovato bene, ecco, anche se qualche difficoltà mi sono fatto sentire, ecco, dopo mi hanno voluto bene. Poi Loreto, anche come parroco, prima ho fatto l'albergatore, per 4-5 anni ho fatto capo di lì a Casa Francesco, era una casa d'accoglienza, ma era un albergo praticamente. Dopo quello mi hanno fatto parroco. Avevo fatto un po' di esperienza di viceparroco a Iesi, perché sono stato 15 anni anche a Iesi. Però la gente mi ha aiutato, mi è andata bene. Era la situazione, ci aveva messo un parroco e si era un po'. Si è dimicato la gente, io ho cercato di andare. Dove sono andato? Me l'ho cavata. Perché ho fatto il guardiano a Pestro, poi a 9 anni a Iesi, che era una comunità grande. Poi sono stato in Ancona come commissario della Santa. E anche lì all'inizio difficoltà, perché non. Quelli del luogo non mi credevano capaci, invece sono riuscito a fare i pellegrinaggi. È stato di quegli anni che ho girato di più, tutto il Medio Oriente, sono andato in Polonia, sono andato in Argentina, e laggiù in Egitto,
Giordania, Israele, Siria, sono stato in Turchia, Grecia. E quando anche lì mi avevo fatto una clientela, quando lì Luciano dice, ma sa, diceva che mi. E ci ha messo a padre per contentare a padre Roberto e sono dovuto. È dovuto cedere. Solo che mi volevano mandare Urbino, io Urbino non me la sentivo di andare a far pari con Urbino. Avevano i genitori anziani, e dico io se vado a Urbino, qui se sto in Ancona o Loreto faccio presto andare, no? Almeno una volta a settimana andare a trovare, ma da Urbino. Tommaso, se tu dovessi mandare un messaggio agli uomini, cosa gli diresti? Direi che pensino un po' anche alla fine della vita, lo scopo della vita, invece non ci si pensa. Oggi se parli di morte tutti cercano, no? Ma c'è la morte, bisogna essere preparati, quindi, però è mancanza di fede, la gente oggi nella fede, soprattutto i giovani, ne vedi pochi in chiesa, non credono, com'è che avremo noi fra qualche decennio poca gente in chiesa sicuramente. Quella mancanza di serenità nell'uomo che constati oggi, può derivare anche dalla mancanza della fede? Eh sì, perché chi ti dice che non credi, ma come fai a non credere di fronte al creato? Ma tutti i popoli hanno una credenza, sbaglieranno la natura di Dio, ma hanno tutti una credenza in un ente, no? Oppure in una vita come queste religioni orientali, più che credere in un Dio, hanno uno stile di vita, no? Una morale, e qui se non c'è più né morale, né. I 10 comandamenti sono naturali, sono insiti nella natura umana, solo che l'uomo, usando male la libertà, si l'aveva cancellati e Dio gliel'ha dovuti ripetere, no? E dettare a Mosè, se no quei principi lì sono insiti nella natura umana. Ma l'uomo si abusa della sua libertà, li cancella. E se non osservano questi principi che sono, non può stare tranquillo. No? Tanto anche chi non crede ha un dubbio. No? Come è venuto tutto questo mondo? La varietà, questa immensità, qualcosa deve ammettere, perché dal nulla ci vuole qualcosa che noi non creiamo dal nulla, no? Creare solo di Dio, di un ente. E allora chi non crede non lo vede mai gioioso, come vedi come è gioiosa Paola, no? C'è un sorriso che ti incanta, perché crede, perché è buona, è anche bella, è anche, c'è un fisico, no? Perché, però c'è questa carità, questo, a me mi considera come un padre, come, ma per dire che se uno fa del bene è gioioso. Se indirizzi la tua vita a uno scopo, perché siamo fatti per l'infinito noi, è inutile che uno lo possa legare, perché noi studiando ci dicevano sempre che pratico esiste, cioè no, voglio vivere senza Dio, ma teorico no, non esiste un ateo, potrebbe essere un, si dice, com'è che lo chiamano? Miscredente. C'è un'altra parola che mi diceva sempre un uomo, io andavo a venire la casa, mi faceva entrare le parole e dice io sono agnostico, però se lei viene sono contento, agnostico significa che no,
Non conosco però. Tommaso, è facile voler bene? Sì, beh, per me sì. Dipende se uno non è se malvagio, se no volersi bene, siamo fatti per essere socievoli, no? Per stare insieme, vedi anche noi, nonostante che siamo caratteri diversi, paesi diversi, non c'è idea, però ci vogliamo bene, perché stare insieme, cioè ognuno ti comunica la sua esperienza, i suoi difetti, i suoi pregi. Io mi ricordo quando eravamo con comunità grandi, veniva quello che andava a predicare, il missionario, c'era sempre qualcuno che raccontava le cose, no? Quindi c'era sempre una gioia. Adesso invece siamo un po' ridotti ai minimi, insomma, che fai due frati? Qui già quattro, quelli per esempio Agnesi, ce n'avevo 17 frati, era un altro clima, no? C'era il vecchio, il giovane, quello che mi faceva l'orto, quello che no? Quello che andava a predicare, che andava l'insegnante, il parroco, insomma, c'era una varietà, no? La risposta a questa domanda non sarà facile, ma vivendo come vivi tu, credo che sia facile anche farsi voler bene. Io, vedi, non ho bisogno di uscire. Sto bene nel convento. Molti hanno bisogno di uscire, no? Posso stare anche 2 settimane che non esco dal convento. Perché questa vita d'insieme mi piace, insomma, no? Perché c'hai l'orario di preghiera, c'hai per un momento mi leggo qualcosa, cioè, l'intimità della stanza, no? E poi anche il rapporto con la gente. Infatti io quando sono venuto qui non c'era questa apertura, non so se ti ricordi. Io ho cominciato ad aprire un po' le porte perché anche i laici, no? Hanno bisogno di sentire, di un consiglio. Per esempio, ieri è venuta una persona che ha voluto fare la confessore generale. E quella tu dai la gioia a una persona, perché uno può avere sempre dei dubbi che per certi peccati non l'ha detti, soprattutto quando era giovane, soprattutto le donne, tu gli ridai la serenità. Questa è una gioia anche per noi. Anche fare il parroco è impegnativo, però a un certo punto ti senti padre, perché hai preparato quella alla prima comunione, hai accompagnato il nonno al funerale, gli hai fatto il funerale, e l'altro gli ha fatto il matrimonio, e a un certo punto sei come un padre. Quindi è una soddisfazione anche tra le tante cose che non vanno, però è una gioia anche questa. Anche qui, ecco, tu sei disponibile, confessi, io sono disponibile. Vengono anche dei sacerdoti, stamattina è venuto il padre Alto a confessarsi, sono un vetro. Quindi qualcosa, sono utile di qualcosa, no? Quindi l'ho detto a pronunciare, io non sono in grado di dirti lasciami qui perché trovo chi mi aiuta, chi mi vuole bene, no? Ma tu no, no, però dico ciò. Posso fare qualcosa, celebro la messa, fo la predica, confesso, e quindi spesso nei giorni feriali loro due, questi più giovani, stanno fuori e se sono in chiesa che faccio vado io. Quindi anche se ogni tanto può capitare qualcuno per confessare, per un consiglio, una benedizione. Tommaso, io ti ringrazio per il tempo che Ma mi dove? hai dedicato. Lascia fare, Non toccare, non toccare. io sono contento, insomma, non è che anche
nonostante gli acciacchi della vecchiaia, io ho queste persone che mi guarda, è più di un parente a me, Paola, Graziella, anche tu che mi vieni a trovare, qualcun altro. Con i parenti non ho tanta soddisfazione, quindi questi sono per me più che parenti. Questa io ho detto, per esempio, l'altra notte non ho dormito, è venuta subito, si è preoccupata, no, quando dice sistemare, telefoni, e chi te lo fa? Spesso nemmeno i confratelli no, non sono in grado di fartelo, ma questi qui, a me questa famiglia, mi prenotano le medicine, mi prenotano le visite. Se devo andare in quel posto mi accompagnano. Lo fanno poi con amore, non è che adesso io non so se merito tanta venerazione, però cerco di essere accogliente, no? Importante è quello di accogliere, anche il Papa insegna sempre di essere accogliente, di ascoltare. Ci vuole così poco a farsi voler bene. Una parola buona, detta quando conviene. Un po' di gentilezza. Una sola carezza. Un semplice sorriso che ci baleni in viso. Il cuore sempre aperto per ognuno che viene. Ci vuole così poco a farsi voler bene.